Adesso non so se se si sente l'audio. Va ah, bene. Allora, questa live la volevo fare dicevo un po' di, di giorni di giorni fa Due giorni fa circa, e adesso rimetto, rimetto il nuovo link. Non ci sarà conto la rovescia come ho fatto prima, che, che, che andava forte. No, però ecco, dicevo: almeno, almeno si sente l'audio adesso. Silvio Berlusconi lo si è imparato a amare, a odiare. Comunque si pensi di lui. Vediamo un po' che se si sente l'audio un po in ritardo l'immagine ah ecco ho avuto problemi ho avuto problemi di immagine adesso ritorniamo allora eh, ciao federico bargiacchi carissimo amico silvio era un po ambiguo in politica estera beh forse no eh, era abbastanza decisamente pro putiniano strano perché riusciva anche andare d'accordo con nord america comunque è sempre stato coerente ha sempre detto quello che voleva anzi troppe volte ha detto troppo spesso quello che voleva eh, diciamo che è stato sui generi se è stato eh, un politico che che visto da molti come eh, diciamo un politico sui generis qua scorro le, moti le notizie anche nei giornali latinoamericani eh, spagnoli viene definito come un politico atipico eh, qua dice che è successo a berlusconi a causa eh, a causare il decesso sempre secondo fonti ospedaliere non sono state nella polmonite che lo aveva costretto al ricovero per 45 giorni né l'insufficienza renale che aveva preoccupato i medici durante il precedente ricovero. Silio Berlusconi è deceduto a causa della leucemia di cui soffriva dal dicembre 2021. Brutta cosa, brutta malattia. C'ho anche un cugino che ha malato. Allora, ha portato gli italiani in Iraq. e eh sì, comunque, voglio dire a quei tempi l'opposizione non ha fatto il suo lavoro e comunque se ci fosse stata la sinistra in iraq ci saremmo entrati alla grande non, non è che, eh, che che era diversa la cosa purtroppo ha portato gli italiani in iraq ma io mi ricordo che, che ha fatto eh, Milano 2 e lo chiamavano il cementaiolo, il, il palazzinaro d'Italia. Lo chiamavano il palazzinaro d'Italia. Quindi voglio dire Quindi è stato di sicuro controverso, forse controversiale. Una persona di sicuro emblematica della politica italiana della milano da bere una persona che non si faceva troppi problemi qua sto traducendo mi raccomando eh, federico Bargiacchi, se poi con, eh, condividi questa live affinché io saluto tutti, saluto, ah, aspetta, dovevo salutare una persona che ho promesso di salutare. Avevo promesso una persona di salutare in una live, solo che lui, lui non ha commentato in. un momento che Non ha commentato questa persona Mi ha detto salutami in live. Io io non riesco a trovarla comunque. Ti saluta G. Mario, Igor e Psycho. Salve G. Mario, Igor e, e Psycho. Adesso non so chi è Igor e anche ciao eh, Gabriele, Gabriele Mei. Ciao. Ti riferisci a Walter Junior Salami? Forse, ciao, Walter Junior Salami. Vabbè, se qualcuno che mi ha chiesto i saluti in Instagram che commenti in YouTube perché a me è difficile poi se volete essere salutati in YouTube commentate in YouTube. Allora, ritornando Tutti Ah, ecco qua, era Ha visto un video, MR Goat Italia. Salutami MR Goat Italia. Ciao MR Goat Italia. Non so se tu vedrai questo video, Mr Goat Italia, perché ho caricato un video. mr go italia anzi non si apre la camera Tanti saluti, MR Goat Italia. Ciao, come stai? Mi raccomando, grazie di seguirmi. Comunque, se vuoi che ti saluti in YouTube, commenta i miei video in YouTube. Ciao, grazie. Ciao. Scusate, ho un qualche cosa che devo fare. Questa persona è da molto tempo che aspetta di essere salutata. attacco pure tanti tantissimi saluti a mr lati italia vabbè osserviamo bozza oh, che non si salva allora che c'è di bello al e Igor Shadi, amico tuo e di Gabriele, ah, sì, che lui mi ha fatto delle donazioni. adesso si dovrebbe pubblicare allora non vi scordate non vi scordate che il mio canale vive di, di finanziazioni ho voluto iniziare la live nella nella nel portatile ma il portatile purtroppo è del 2018 anzi è uscito nel 2016 cosa pensi dell'adesione di berlusconi alla p2 penso che penso che... che sì che abbia fatto parte della P2 e che non ha fatto in tempo a prendere un caffè corretto con l'ingrediente segreto di licio gelli come ha fatto sindona che invece che aveva un debole per il caffè ecco qua Ecco. E questo vale anche per tutte e tutti voi. Se volete che vi saluti, se volete che, che vi saluti, eh, in YouTube salutatemi in YouTube. Eh, allora vediamo un po'. Ecco qua. Chavez e Berlusconi avevano elementi in comune? Ma non credo, non credo che Berlusconi fosse un rivoluzionario, il suo ideale era la stabilità economica, la prosperità. E Chavez non credo, non credo perché per riuscire a compiere i suoi progetti... Eh, a eh, speriamo che no, perché ho scritto Silvio Berlusconi, forse era meglio dire deceduto. De 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 eh, piace molto una locuzione tipo venuto a mancare. Piace molto. No, salva la, la faccia. ecco eh, no non credo non credo cioè sono de, de, degli accostamenti un po azzardati diciamo un po un pochettino eh, lo dico un po timidamente ma insomma eh, come dire che che sono ora dei tratti in comune con stalin beh sì eh, anche stalin aveva accumulato una, una certa ricchezza per il potere acquisitivo che c'era in Russia era notevole, ma non stiamo parlando eh, della stessa mentalità e della stessa dello stesso orientamento. Anche Fidel Castro ave, aveva molti, del, molti soldi e molta influenza. Poi non c'era bisogno che Fidel Castro comprasse le cose eh, coi soldi, ma solo Fidel Castro eh, e Stalin che avevano in comune lo stesso che chavez e berlusconi chavez poteva pure non essere ricco ma intanto viveva in una casa ultra lussuosa e... ah, facciamo il seguimento di oggetti ah, ecco però almeno mi piace quando quando c'è questo seguimento di oggetti no <ride> che solo non so eh, no. Che fa lo zoom? Se io mi avvicino si allontana. Ma lontano e eh, mi riprende. Che bello! <ride> allora, sensibilità del seguimento lo possiamo mettere al minimo. Eh sì, vediamo se mettiamo. Ah, lo zoom sarebbe grandezza dell'obiettivo, molto grande. No, no. Ecco, la sensibilità al movimento, ma non con lo zoom. Ah, guarda come dondolo, guarda come dondolo. La, la, la. Certamente i vincoli politici con Gheddafi non sono proprio da liberale. No ma sono beh forse sì invece guarda sono da, sono stati da liberale perché quello che interessava era il petrolio di Gheddafi eh, guarda che poi a eh, Gheddafi ha prestato per la campagna elettorale del denaro nero e ah, adesso ti posso dare Non mi ha dato tu un cuoricino. È comparso, è comparso no, non so che, che cos'è questa novità. È comparso in eh, che c'è un cuore, c'è un cuore. Poi c'è la nostra carissima amica Anna Toscana che ha commentato un mio video. E la ringrazio. Dopo commenterò i suoi commentari perché altrimenti non faccio più la live però eh, ti ricordi che gheddafi resta soldi a Aveva prestato soldi dappertutto e eh? a Sarcosi, eh... Sarkozy restituisce alla Libia i soldi con cui ha finanziato la sua campagna elettorale esclusiva. Ero News del 2011. L'affare libico era un'aquila spiona, Bu. forse per quello. Perché guarda che i cavalieri templari sono stati sterminati perché hanno prestato al papa e al re di francia non so se era federico il bello e quindi sempre le guerre sempre si fa tutto per denaro non è che comunque qua non so è spuntato un cuoricino non so chi me l'ha messo se lo, lo, lo metto io o è un qualche cosa Vediamo ricaricando la pagina? No, ti diamo il benvenuto, ricorda la privacy e bla bla bla. E... E così, così quando ci sono molti soldi di mezzo, eh, quando ci sono molti soldi di mezzo, eh, nessuno ti è amico, eh, anzi, se possono ti fanno subito la festa. E, e Silvio, il nostro Silvio, eh, addirittura eh, lo hanno supportato nel suo ultimo governo. Mi sembra tre di Rifondazione Comunista hanno votato la fiducia perché non cadesse il governo. Poi lui si è congedato. E quanti anni ha il Berlusca? Si terranno mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano i funerali di Stato Silvio Berlusconi, deceduto ieri all'età di 86 anni presso l'ospedale San Raffaele. Beh, probabilmente, se non avesse avuto quella malattia avrebbe vissuto di più. Io lo vedevo già da tempo indebolito di solito aveva grinta aveva carattere poi crescendo perché negli anni 90 era quasi calvo crescendo eh, invece gli erano venuti i capelli eh, capito quindi voglio dire è un peccato mi piace la, ti piace la psycho una persona bella, educata, carina, graziosa, peccato che ogni tanto strilla, e ogni tanto c'ha un linguaggio non solo da camionista genovese, ma da scaricatore di porto. Proprio da, eh, da stivatore di, di, di navi tutto completo. Eh, ha un linguaggio da camionista, scaricatrice di camion, caricatrice e scaricatrice quindi di camion e eh, di porto anche da marinaio oltre che da genovese e poi non so che dire <ride> perché ci sono anche dei camion che invece di scaricare la merce salgono proprio sulla nave dei marinai che guidano il camion o dei camionisti che salgono sulla nave non lo so perché lì per lì ci sono dei camionisti che sono anche marinai e ci sono dei marinai che sono camionisti va la cosa eh? come la vedi comunque a parte il linguaggio a volte un po lievemente soace lievemente vagamente io poi che di vista sto peggiorando ma hanno fatto questi occhiali ma non sono quelli da vista questi sono da computer per la media distanza perché mi proteggono anche contro i raggi della luce blu la luce azzurra, e poi e poi c'è questi nuovi occhiali nuovi bifocali che proteggono contro l'ultravioletta. Infatti, se si può vedere la luce viene riflessa in viola, ma non sono changing color, e se metto questi non vedo la corta distanza alla media distanza, però vedete la luce riflessa dalla finestra è violacea. Ultimamente ho caricato tanti short perché non ho avuto il tempo di fare delle live. E quindi, come dire... Allora, vediamo un po'. Avrei fatto più live se non avessi avuto problemi con il portatile, almeno 20 minuti live comunque sono contento che mi seguiate in tanti saluto costantino ru non so se arriveranno a vedermi fino a qua saluto eh giuseppe flacco montefiore e tutti gli altri della family eh, cosa pensi della città andalusa di Ma maria leda marina leda pare che lì il comunismo abbia funzionato marina leda marina leda Marina Leda è un comune spagnolo di 2645 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Andalusia. Nel 2008 la popolazione era di 2708, 2708 abitanti e quindi sta in diminuzione la popolazione. E la sua superficie è di 25 km quadrati con una densità di 109,11 abitanti a chilometro quadrato. Le sue coordinate grafiche sono, vabbè, le coordinate grafiche non è che andiamo con il GPS adesso. Si trova eh, il capoluogo e Siviglia. Ah no, si trova a 108 chilometri dal capoluogo Siviglia. Si trova nella comarca di Estepa tra questa ed e ciglia nella parte orientale della provincia, nella cuenca di Genil. Beh, eh, come vedi, caro amico, come vedi, eh, la, la popolazione è passata da 200, 2.708 abitanti a 2.645. Cioè, il problema della ridistribuzione della ricchezza lì non c'è probabilmente anche perché non si genererà nessuna ricchezza lì nel luogo, quindi c'è poco da, da dire. hi bro, uh, Hi fili fusion kitchen, how are you? Uh, thank you very much to be here. I enjoy your presence. Eh, allora eh, ti dicevo, caro, qua non so perché non si è attualizzata la stream la chat, però. Eh... Cosa pensi della città andalusa di Marinaleda? Pare che lì il comunismo... E eh beh, ma è un problema di, di distribuzione della ricchezza. Have a great time you too, dearest friend. Um, I hope I wish you all the best thing in the world, dearest fili, fusions, kitchen and i will see your kitchen tutorials forse Marina Leda vive bene di turismo e riescono a ridistribuire i proventi sì sì è molto probabile perché anche i cittadini di Marina Leda che sono andati a vivere fuori bisogna vedere quanti di loro sono anzi, che sono rimasti a vivere lì sono anziani <coughs> bisogna vedere è molto proba probabile, dicevo, che è molto probabile. Ah, guarda che bello, gli ho messo, gli ho messo dei colori. È molto probabile che È molto probabile che chi, chi lavora da fuori. Marina, eh, come si chiama? Marina. Leda chi lavori fuori di lì. Mandi delle rimesse sul posto. I'm good. Yeah, I hope you injoid your live stream. It's everything. Uh, it's evening here now, so I'm going to sleep. Good night to you, brother. Good night to you, dearest friend. Have a good dreams, sweet dreams. Thank you for uh, being uh, be here è probabile quindi, Federico, che molti de delle persone che lavorino fuori marina. Ledda, Mandino, mandino i soldi dai loro parenti, magari nonni, magari, magari familiari, eh, figli piccoli, insomma che tutte le persone che lavorano non sempre lavorano lì e del turismo. 2600 abitanti, 2680, significa che eh, fuori magari potranno anche esserci altre 2000 persone come minimo che lavorano che lavorano fuori non mi decido quale sfondo mettere poi intanto ci sono delle notifiche della messaggistica bene ehm... Io non pubblico nel gruppo di uh, Homeless Chat perché magari mi bannano. Eh, però... Vediamo un po'. L'Andalusia deve essere bellissima, sì, è spettacolare. Io ci sono stato, ho delle foto, le vorrei cercare. Ma come al solito, ci metto un'ora a trovare le cose. Comunque, forse Marina Leda vive bene di turismo e riescono a ridistribuire. Ah, ecco, questa l'ho saltata. Ecco quello che ti dicevo: il problema è la ridistribuzione della ricchezza perché c'è tanta povertà a New York? Perché manca denaro? No, perché non è ridistribuito. Ma se tu vedi le esigenze che ci sono a Marina Leda, Magari sono altre, sono minime. Cioè si può vivere bene con poco, poi è gente abituata magari a una vita rurale. Invece, New York non sei autosufficiente eh, per quello. Molti vanno in Alaska da New York, da Boston, da Brooklyn, da anche da Manhattan. Molti impresari se ne vanno via e vanno a vivere in Alaska o nel campo, nel Wyoming, nell'Ohio, a vivere della caccia e della pesca. Perché le esigenze sono altissime di vivere in New York, il costo della vita è alto, per quello i salari sono tra i più alti del mondo. Ma poi appena ti servono a finire il mese, allora che serve avere 10.000 lire, eh, 10.000 dollari al mese se non riesci a pagare tutte le spese? Ti devi indebitare, devi pagare con la targhetta di credito. Allora, tanto vale a vivere ad an Anchorage in Alaska oppure andare a vivere a Seattle, in Washington. Dove vivere costa 10 volte di meno? O vai in Nevada dove non paghi le tasse? E così allora Marina Leda deve essere l'equivalente quando quando si hanno esigenze. L'Andalusia deve essere bellissima. Aspetta che qua... Io non so se stai stato tu, caro Federico Bargiacchi, ma io purtroppo ho cancellato un tuo commentario dal cellulare. Sì, l'Andalusia è bellissima. Ci sono stato eh, in un tour nell'89 che ho fatto. Ci ho delle foto, ma sarà per un altro video oppure le pubblicherò nel nostro gruppo perché adesso le vado a prendere poi mi, sc mi, mi scomodo non so dove stanno eh, se le trovo c'è un pacco di foto enorme allora magari molte persone escono dalla live comunque ci siamo deviati di molto come succede sempre adesso siamo solo in due come succede sempre nelle live da quello che è l'argomento principale Che purtroppo è venuto a mancare. Non ha potuto vivere come Piero Angela. Ma purtroppo è venuto a mancare Silvio Berlusconi. In pratica, il 12 lunedì lunedì è aperta la settimana forse lui è morto di do... no dicono che è morto lunedì 12 giugno ecco voi che ne pensate quelli che guarderanno la live fino a questo punto mi immagino poche persone di solito le guardano per 15 minuti o anche meno adesso ha fatto una premier musicale per musica di rilassamento e la, la camera non si mette d'accordo se filmarmi da vicino o da lontano come illuminazione penso che sto bene mi segue non mi segue anzi sono sfocato per la luce ho fatto una live musicale che c'è un promedio di 18 minuti ma la live dura un'ora e 26 minuti e ci ho messo un, un sacco di tempo allora per aiutarmi guarda la scritta che sta qua abbonati al mio canale di youtube Sant'Enchan chan mi aiuterai ad andare avanti ci sono sette piani di abbonamento il minimo è di 4 dollari al mese circa il massimo è di 200 e poi se tu mi vuoi premiare ma non ti vuoi abbonare con il super grazie compri uno dei sette super grazie che c'è da 5 dollari o da 200 decidi tu ecco un messaggio che do all'audience au Le riforme della giustizia non pensano sia stato il massimo, e no, chiaro, ma tutti sanno che Silvio Berlusconi è entrato in politica per salvarsi, per spararsi il fondo Stichiena, perché già aveva dei processi penali che tutti sono caduti in prescrizione. E eh, mamma mia, stanno facendo dei lavori, scusate un momento. Ma lui era chiamato il cementaiolo il palazzinaro d'Italia e ha fatto Milano 2, non l'ha fatto in un giorno, l'avrà fatta in 10 o 20 anni dagli anni 60 o 70, che aveva problemi giuridici. Allora si è messo nella politica, ma non ti scordare che prima Bettino Crazzi voleva avere un emittente RAI siccome non è riuscito a prendere, non è riuscito a prendere RAI 3 o RAI 2 o RAI 1 e all'epoca. Non c'era possibilità con il digitale terrestre o il satellitare o internet di fare quello che hanno fatto dopo. Rai 4, Rai 5, Rai 6, Rai 7. Adesso non so se ci sono 12 o 16 Rai, delle quali non vediamo la maggior parte, perché sono Rai per bambini, Rai documentario, Rai sport, Rai news, Rai addirittura del Telenet, non so che cos'era che tu leggevi no? le cose. E allora lui non poteva avere eh, Bettino crazzi una sua RAI per fare propaganda politica in pratica, e in questo modo, in questo modo, eh, chiese a Silvio Berlusconi, a Silvio Berlusconi di fondare un'emittente televisiva. La Mediaset e si dice che gli diede il denaro. Si dice poi d'altra parte, non so se anche Bettino Crazzi stava nella P2, c'era entrato Martelli, e... e quindi già con quello ebbe dei problemi. Trasmetteva le dirette in nazionale che è un po' come la differita di YouTube. E infatti, disse qualcuno, facevano credere a... anche la RAE, facevano credere alla, alla gente che la partita di calcio era in diretta mentre era in diretta differita, cioè loro filmavano con la filmatrice la partita di calcio, eh, mettevano uno stacco pubblicitario, portavano nel furgone eh, dell'emittente televisiva, tanto della RAI come, come della Mediaset, la cassetta e poi quando finiva lo stacco pubblicitario partiva, ecco perché c'erano le, le pubblicità durante le partite di calcio. Partiva di nuovo la partita di calcio che avevano registrato magari per 15-20 minuti, che era il massimo che riuscivano a trasmettere, e, e, poi, e, e poi di nuovo uno stacco pubblicitario perché dovevano portare l'altro VHS, non era proprio una diretta al momento. Siccome avevano proibito trasmettere in catena nazionale e poi con tre reti televisive, che si erano odiati nella mediaset e fare la differita, cioè trasmettevano quello che si era trasmesso con anteriorità, però con uno stacco di cinque minuti, giusto il tempo di fare la pubblicità. se il nuovo Circello, grazie del complimento, carissimo amico mio. Sono molto preoccupato per, eh, per Circello, per Mario Circello. Allora, le riforme della giustizia... Successe che poi Berlusconi entrò in politica, scese nell'arena politica come lui amava sostenere perché gli piantavano dei problemi i giudici che diceva che erano tutte toghe rosse. E certo, eh, così te ti immagini se lui poteva andare d'accordo con Fidel Castro o con Cechevara? Ma eh, adesso, come audio, non so perché il microfono registra male. Ah, ma questo va ma qua indietro, mamma mia! Eh, adesso vediamo come audio. È meglio, è meglio che si senta alto. Ho messo perché qua. Invece così sarebbe al 101 per cento perché magari dopo grazie audio dopo gracchia l'audio no non si sente nessuna differenza va lasciamo così Vediamo ancora un po'. È sempre in ritardo. Vediamo un po'. allora eh, sì, facciamo ecco così, l'ho moderato un po', magari gracchiava. E allora dicevo, è entrato nella politica e così con l'immunità parlamentare. Comunque non ci scordiamo che lo arrestarono in pieno Consiglio dei Ministri e poi eh, che il suo alleato Umberto Bossi gli fece cadere nel eh, a, di, a dirlo il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, al suo Arrivo in piazza del Duomo per i funerali e che disse Umberto Bossi i suoi valori erano il bello, il buono e il giusto. Ah, hai capito? Funerali, oh, cioè, cioè una volta morto il re, lunga vita re. Hai capito? È capito è capito che dice carlos menem ricorda un po' berlusconi ma sono della stessa pasta soltanto che berlusconi era un impresario menem un politico di carriera e per giunta peronista però guarda un po come con la morte poi funerali berlusconi bossi i suoi valori erano il bello il buono il giusto ma vi ricordate. Mi vi ricordate quando? quando Bossi definiva Berlusconi mafioso mafioso di Arcore oppure mezza cartuccia. Ecco qua. Bossi vs. Berlusconi. C'eravamo tanto odiati dal mafioso di Arcore alla mezza cartuccia. Gli disse piduista, gli disse di qua, gli disse di là e gli tosse la fiducia nel governo. Mi sembra nel proprio nel 94 nel 96 cadde il governo Berlusconi. Adesso vi devo lasciare. Arrivederci, e grazie di avermi seguito. Eh. Ciao.